Buongiorno, è di questi giorni l'approvazione europea per l'insulina settimanale che rappresenta una vera e propria rivoluzione per le persone con diabete in terapia insulinica. Ne parliamo con il professor Agostino Consoli, coordinatore di EUDF Italia, European Diabetes Forum, al quale chiediamo innanzitutto che cosa aspettarsi ora, insomma, quanto è importante questa novità. Ora la palla passa alle nostre autorità regolatorie, corretto? Corretto, buongiorno a tutti. Tragicamente corretto, nel senso che la notizia dell'approvazione da parte dell'Agenzia Europea di questa nuova formulazione è dilagata e noi siamo già subissati di giuste richieste di persone con diabete in terapia insulinica che domandano: ma mi tocca a me? Almeno così dicono alle nostre latitudini. E sì, certo, ti tocca a te. Dobbiamo solo aspettare che nel processo di negoziazione della company con AIFA si concluda e questo prodotto sia nella piena disponibilità di tutti i cittadini italiani con diabete, in rimborsabilità e disponibile nelle farmacie. Ecco, l'auspicio ovviamente è che sia il più rapido possibile questo passaggio. Più è rapido il passaggio, prima finisce il calvario anche nostro in questo momento di dover rispondere al telefono dicendo: scusate, tra qualche mese o tra qualche settimana. Certo, ecco, uno degli aspetti cruciali, diciamo, è quello della settimanalità. Ci può spiegare quali sono i vantaggi, innanzitutto dal punto di vista clinico? Guardi, una persona con diabete nel corso della vita è costretta a fare alcune centinaia di migliaia di azioni in più rispetto a una persona senza diabete. Se, per esempio, in una persona con terapia insulinica basale, riduciamo il numero di volte che l'insulina va iniettata da 365 a 52, mi sembra che il vantaggio sia evidente. Questo Certo. consente ovviamente anche una maggiore aderenza alla terapia. È più facile aderire ad una formulazione che va somministrata una volta a settimana e non avere tutti i giorni l'assillo di dover fare l'insulina. Migliorando l'aderenza è verosimile che aumenti anche il controllo. Per essere efficaci, le insuline o tutte le medicine vanno assunte. Se non vengono assunte, non sono efficaci. La cosa rivoluzionaria di questa preparazione è che con una somministrazione settimanale noi otteniamo almeno la stessa qualità di buon controllo che otteniamo con la somministrazione giornaliera, non aumenta il numero di ipoglicemie, quindi è ugualmente sicura, però la facciamo 6 volte di meno in una settimana. Questo è un vantaggio che costituirà una rivoluzione nella terapia del diabete di mellito. Ecco, un vantaggio, quello clinico è palese, è anche sanitario a livello di sostenibilità, suppongo. E poi c'è anche un aspetto ambientale, ecco, è vero? La sostenibilità sanitaria dipenderà molto dal prezzo che si riuscirà a negoziare. È un farmaco innovativo, come tutti i farmaci innovativi, necessariamente dovrà avere un prezzo superiore a quello dei farmaci tradizionali. Ma questo perché noi non possiamo non premiare, anche in termini economici, una ricerca e uno sviluppo che sono enormemente costosi. Quindi è ovvio, è normale, è naturale che il Certo. prezzo sia maggiore. Abbiamo sei diverse pentole di plastica in meno che vengono poi inserite nell'ambiente. Certo, è una goccia nel mare, letteralmente nel mare, rispetto alle milioni e milioni di tonnellate di plastica derivate da bottigliette e buste e quant'altro. Però ogni piccolo passo aiuta. Certo. Sarà questo il motivo per cui io prescriverò l'insulina settimanale ai miei pazienti. Ma anche questo piccolo passo aiuta, e restando la motivazione principale, quella di dotare queste persone di un farmaco più facile, sicuro, al quale è più facile aderire e che verosimilmente migliorerà il controllo complessivo, la gestione complessiva della malattia. Grazie.